chiedo innanzitutto, ha dato una data, 1 gennaio 2022 per la nuova PAC. Gli agricoltori fino a quel momento come si devono comportare e perché quella data? Dunque, innanzitutto gli agricoltori non hanno problemi perché questo regolamento transitorio farà slittare la PAC attuale, le regole attuali, non più quindi il 31 dicembre 2020 quando scade, ma la prorogheremo io credo almeno di 2 anni. La Commissione ha parlato di 1 anno, ma la nostra volontà in Parlamento europeo è di prorogarla almeno per 2 anni, quindi arriveremo al 31 dicembre 2022. La nuova PAC entrerà in vigore nel 1 gennaio 2023. Quindi la data da tenere presente è 1 gennaio 2023 che entrerebbe in vigore. Stiamo parlando di ipotesi. Noi oggi sul tavolo abbiamo una proposta di proroga di 1 anno, quindi 1 gennaio 2022. Però il Parlamento europeo ha già detto nel primo giro di tavolo che c'è stato che noi vogliamo dare più tempo alle istituzioni europee per arrivare ad una riforma della PAC e quindi prorogarla di 2 anni e non di 1 anno. Quindi è in corso ovviamente una discussione tra noi e il Consiglio, credo di poter anticipare che riusciremo a ottenere una proroga di almeno 2 anni. Per la nuova PAC, quella che avremo, si parla tanto di tagli. Che margini di manovra abbiamo per evitarli? È proprio quello che dicevamo prima, cioè sono gli Stati membri che devono decidere quante risorse dare all'Europa. Se gli Stati membri non sono disposti ad accettare la proposta del Parlamento europeo che parla di un peso di 1,3% del prodotto interno lordo di ciascun paese, questo è il contributo che dobbiamo dare all'Europa per fare le politiche, politica agricola, politica di coesione, la ricerca, i programmi Erasmus. Noi diciamo Parlamento occorre l'1,3%, la proposta della Commissione esecutiva è dell'1,1%. Bisogna vedere quale sarà la decisione finale. Sarà più vicina alla Commissione, quindi più vicina all'1,1, allora ci saranno dei tagli e inevitabilmente questi tagli ricadranno sulla politica agricola perché occupa ancora oggi quasi il 40% del bilancio. Se invece la soluzione scelta dai capi di Stato di Governo sarà più vicina a quella del Parlamento europeo, quindi l'1,3, non ci sarà nessun taglio. Per gli agricoltori, per mettersi già nell'ordine di idee di andare in quella direzione, quindi quando sarà il momento, essere in ordine per avere dei finanziamenti, possiamo dare dei consigli? Ma diciamo che dal punto di vista del merito, grossi cambiamenti non se ne devono aspettare gli agricoltori. C'è una spinta verso pratiche più sostenibili, affiancherà, il greening non esisterà più come l'abbiamo visto nella vecchia PAC, sarà incorporato nella condizionalità, nei comportamenti degli agricoltori, invece nasce questo eco scheme, c'è una sorta di menu, come lo intendiamo noi, di misure e gli agricoltori saranno incentivati a scegliere parte di queste misure. Ma la logica non è quella della penalizzazione, la logica è quella dell'incentivo. Tu agricoltore, se decidi di attuare queste pratiche, che so, la rotazione piuttosto che la superficie ecologica, piuttosto che pratiche di gestione del terreno, idrauliche che migliorano la fertilità del suolo, tutto questo ti daremo degli incentivi se lo farai. Se non lo farai non avrai degli incentivi, quindi dalla logica della penalizzazione si va in una logica dell'incentivo. Naturalmente anche qui questa è la nostra proposta, la proposta del Parlamento, e in atto anche qui una discussione col Consiglio, vedremo quello che verrà fuori in questi 2 anni di lavoro che abbiamo davanti.